Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia, trasmissione realizzata con la collaborazione della testata giornalistica online antimafia2000.com. Ringraziamo e salutiamo i nostri registi Rosario Moreno da Treviso e Ugo da Modena. Ciao a tutti e due. Buonasera. Ciao, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, un saluto cordiale a voi tutti. A brevissimo la linea a te sempre per gli ultimi aggiornamenti e diamo il benvenuto all'ospite di questa sera, un ospite davvero molto gradito. Parliamo di Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato dal beato Giuseppe Puglisi. Buonasera Maurizio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi e grazie a voi di avermi coinvolto in questa bellissima serata che sarà di confronto e di arricchimento. Grazie Maurizio, a brevissimo inizieremo la diretta con lei. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti e a Rosario Moreno per i saluti al condominio. Prego Massimo. Sì, grazie. Prendiamo la linea da Radio Favaro Veneto, testata giornalistica Pianeta Oggi TV del circuito Radio Science Televisione di Treviso. Abbiamo un aggiornamento delle notizie, purtroppo ci è giunta una notizia abbastanza seria. Si tratta di un gravissimo incidente sul lavoro, è accaduto in Germania, drammatico incidente dunque, un'impalcatura è crollata su un ponte autostradale in costruzione nella Bassa Franconia, in Baviera. Il bilancio provvisorio, come riferisce il Ministero dell'Interno del Land Hermann, è di almeno due morti, ma il centro di controllo parla di almeno tre vittime e 12 feriti, sei dei quali, secondo altre fonti, sarebbero in gravi condizioni. Nel cantiere, al momento dell'incidente, lavoravano 20 persone. Sul posto, elicotteri e ambulanze. Non interessato il traffico. Fortunatamente, ecco, il traffico non è stato interessato da questo incidente. Vediamo di dare subito uno sguardo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, che sì, stavo dicendo Antimafia 2000, che comunque Pianeta Oggi TV collabora anche con Antimafia 2000, e abbiamo aggiornato con questa notizia, gli abbiamo dato il primo piano perché veramente sono cose che hanno dell'incredibile, così l'ho intitolata. Va innanzitutto tutta la nostra più profonda stima agli animalisti, a tutte queste associazioni, coloro che rispettano e difendono la vita, la creazione di Dio universale. Dunque, in breve, gli animalisti consegnano una lettera al console cinese per dire basta al festival della carne di cane. Associazione animali, pensate, carne di cane, lo ripeto se qualcuno non avesse ancora ben sentito. Associazione Animalisti ONLUS e Iene Vegane, con la partecipazione di molte sigle animaliste e attivisti indipendenti, organizzano una protesta pacifica contro il festival di Hulin, che prevede il massacro a fini alimentari di oltre 10.000 cani. L'evento si svolgerà davanti al consolato della Cina a Milano in via Benaco o Benaco 4, dalle ore 14 alle ore 18 di martedì 21 giugno. Dunque, non ci sono aggiornamenti se non un piccolo, come si può dire, proprio davanti alla nostra postazione, davanti alla nostra sede di Pianeta Oggi TV, che abbiamo, anzi, il sottoscritto ha chiamato il pronto intervento perché praticamente si è accasciato in terra una persona. Fortunatamente non niente di grave, era solamente ubriaco, devo dire abbastanza, che non riusciva nemmeno a stare in piedi. Bene, è successo poco fa, giusto il tempo, ecco, appena in tempo per venire in onda qui alle 22. Dunque, alle 22.05 non mi resta che restituire la linea alla regia centrale per il proseguo della vostra diretta Osservatorio Antimafia. Noi ci sentiamo alle 23 meno 5 minuti. A voi. Grazie Massimo Bonella, rigiriamo subito la linea a Rosario per i saluti al condominio di Radio Saiuz. Prego Rosario. Grazie Antonella. Allora, un caro saluto a tutto il condominio di Radio Science Network, possiamo dire.
e ricordo solo le solite cose, che questa trasmissione va in onda in diretta su non solo le due web tv di Radio Science, che trovate sul sito radioscience.it, ma anche sul canale YouTube, e va in onda anche su tutto il network composto da 6 web radio: Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana, oltre ovviamente a Radio Saiuz. Chi volesse intervenire in questa diretta può farla con scrivendo sulla chat del nostro sito radiosaiuz.it, oppure chiamandoci in diretta, il numero è 0422 16 26 622, e abbiamo anche sms e messaggi WhatsApp, quindi potete fare anche con questo sistema gli sms e WhatsApp mandando al 393 78 80 195. Ricordo che chi volesse mettere su una web radio e far parte del network lo può fare benissimo, è una bellissima avventura. Basta che mi scriva info@radioscience.it. Con questo è tutto, Antonella, tira linea. Grazie Rosario, e naturalmente io e Ugo ci uniamo ai saluti per tutti i nostri ascoltatori. Allora, torniamo qui con il nostro ospite, con Maurizio Artale, ricordo il presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato da Don Pino Puglisi il 16 luglio, scusate, 1991, diventato poi Beato Giuseppe Puglisi, ucciso il 15 settembre del 93, quindi a 2 anni di distanza dalla fondazione del centro, Maurizio. Il Beato Pino Puglisi, Giuseppe Puglisi, è stato ucciso su indicazione dei fratelli Graviano, che erano i capi sostanzialmente di Brancaccio. La domanda naturalmente che avrà così assalito un po' tutti all'epoca, anche se ricordiamo l'uccisione di Don Pino Puglisi è stata preceduta da quelle altrettanto tragiche del giudice Falcone e del giudice Borsellino, quindi il suo omicidio arriva in un clima di grande, grande tensione sociale, politica, tutto il paese era sconvolto. Ma perché uccidere un prete che aveva semplicemente cercato di aiutare dei bambini? Perché Don Pino Puglisi ha aperto questo centro in prima battuta, proprio per andare incontro all'infanzia e all'adolescenza di Brancaccio, ricordiamo, quartiere periferico, quartiere di frontiera di Palermo. Perché è stato ucciso Don Giuseppe Puglisi? Ma come ha detto bene lei, Puglisi viene ucciso in un contesto, in una cornice, quindi non è che l'omicidio Puglisi nasce così, è la mafia che lancia il suo attacco nei confronti dello Stato e nei confronti della Chiesa. Non dimentichiamo che c'è l'anatema di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi, i vari attentati che ci sono a Roma contro appunto la Chiesa, e allora in quella cornice, ecco, matura anche l'omicidio di Puglisi. Cioè, la mafia fa capire allo Stato: noi non ci fermeremo davanti a niente, neanche davanti a un piccolo prete di borgata, se osa sfidarci. E Puglisi per loro li aveva sfidati, ma Puglisi non ha sfidato nessuno. Puglisi faceva quello che era nel suo DNA di uomo libero, di cittadino, ma soprattutto di sacerdote. Quindi lui sa che portare il Vangelo alle persone che vivono come i mafiosi significa mettersi contro, ma lui non davanti a quella violenza che in quei mesi, in quegli anni maturavano a Palermo, lui non si è saputo, non è andato indietro, ecco, ha detto: questa è la mia parte, la porterò fino alla fine. Ma è importante leggere quel contesto anche con gli occhi della fede, con gli occhi di chi crede, del cristiano. Voi pensate che dopo l'omicidio Puglisi una valanga travolgerà la mafia, perché arresteranno i capi mafia, arresteranno i mandanti, gli esecutori, Totò Riina, Provenzano, il gruppo di fuoco più spietato che c'era a Palermo, a Brancaccio, viene azzerato. Quindi quell'omicidio di Puglisi, per chi ha fede, significa che Dio ha voluto lanciare una risposta, ecco, a questa violenza che si alzava ogni giorno sempre di più dalla Sicilia. E pensate pure che quell'omicidio di Puglisi non era progettato in quella maniera.
questo ce lo dice non Grigoli, ma ce lo dice Spatuzza. Spatuzza viene incaricato dai fratelli Graviano di ammazzare Puglisi. Allora lui, che veniva soprannominato Tignoso, cioè di quello che era molto preciso, cominciò a pedinare Puglisi, ma vide che era una persona normale, ecco, e allora dice: lo dobbiamo uccidere. Come? In un incidente stradale. Ma la tipologia di strade che c'è a Brancaccio non permetteva come dire, un incidente che desse alla sicurezza che Puglisi poi venisse ucciso da una macchina. Allora si optò per questo omicidio con una 765 silenziata. Per la prima volta la mafia non vuole lasciare la sua firma su quell'omicidio, perché sa che è un omicidio infamante, e mette su quasi una sceneggiata. E ammazzavano Puglisi, poi avrebbero dovuto uccidere un piccolo spacciatore e farlo trovare incaprettato davanti Piazza Laneta Garibaldi, cioè quasi a dire non siamo stati noi a ammazzare Puglisi, ma è stato questo spacciatore e noi mafia abbiamo fatto giustizia. E quindi pensate che se Puglisi fosse stato ucciso in incidente stradale oggi non staremmo qua a parlare di questo. Ma Dio fortunatamente ha voluto altro per la terra di Sicilia, e Puglisi è uno che ha accolto quel messaggio e l'ha portato avanti fino alla fine, facendo il semplice sacerdote. Presidente, però viene fuori una amara considerazione da questo suo diciamo racconto, e cioè che in questi rioni Brancaccio di tutta Italia è necessario che ci sia l'agnello sacrificale perché si abbia poi un po' di arresti. I vostri centri sono evidentemente un nutrimento non solo per i vostri ospiti, ma lo dovrebbero essere anche per le strutture educative distribuite sul territorio, cioè scuole, i centri sociali, se ce ne sono, quelli che vengono definiti tali. Come mai siete così isolati? Ma siamo così isolati proprio per la natura di quegli omicidi. Cioè, un Falcone è rimasto solo, Borsellino è rimasto solo, Livatino, tutti questi uomini che avevano quel senso del dovere sono rimasti da soli, e quindi noi oggi siamo più liberi rispetto a quegli anni, agli anni 80 e 90, proprio perché ci sono stati quei martiri. Speriamo, ecco, di non fabbricare più martiri per essere fagocitati dal male, però purtroppo è stato così per tutti quegli anni. Ecco, oggi il silenzio delle istituzioni nei confronti del Centro Padre Nostro ci lascia e ci interroga nel dire: ma siccome già capiamo qual è l'obiettivo della mafia, oggi la mafia è stata sconfitta, però io dico una cosa: non è che arrestando Messina Denaro si risolverà la situazione, perché dicevano così quando avevano arrestato Arrina, poi hanno detto la stessa cosa quando arrestavano Provenzano. Ma a Brancaccio la percezione dello Stato è rimasta tale quale: è un estraneo, è uno che non fa niente per questo quartiere. Allora il problema qual è? È che la giustizia deve diventare percepibile nella quotidianità, non nella straordinarietà. È importante, come dicevo poco fa, che dopo l'omicidio Puglisi la mafia viene travolta da quella valanga della giustizia, dello Stato, che finalmente capisce che il problema mafia è un problema che sta attaccando direttamente anche gli organi dello Stato e non soltanto la società civile. È una reazione, quindi, comunque sempre una reazione ad un'azione, e non mai un'azione preventiva. Mai, lo Stato non ha mai avuto una progettualità, ecco, ancora però, oggi non c'ha una progettualità per Brancaccio. Il fatto stesso che sia stata individuata la mafia, magari in aspetti ancora un po' più chiari rispetto a quelli di prima, questo crea già delle crepe, dice lei. Dovrebbe essere già un inizio per un indebolimento di questa organizzazione. No, ma già ne capiamo le dinamiche. Cioè, oggi la mafia che cosa vuole dimostrare a Brancaccio? Prima c'eravamo noi, governavamo Brancaccio, e quindi non c'erano atti intimidatori, la piccola manovalanza non aveva spazi perché noi controllavamo il territorio. Oggi noi non ci siamo più, quindi arrangiatevi. Ora sia lo Stato a farvi giustizia. Ecco perché mandano i ragazzi a tirare le bottiglie, a rompere i pulmini, a dare fuoco al campo di calcio, a tagliarti i copertoni, capito? Ti mandano i ragazzi, e se i ragazzi non vengono beccati in quel frangente, loro crescono con l'idea dell'impunibilità.
E allora oggi li mandano a tirare due bottiglie, domani a rompere uno specchietto, poi a rompere che ti posso dire, i vetri della macchina, poi domani lo mandano a mettere l'attacco nei catenacci per minacciare un imprenditore che non vuole pagare, poi gli danno fuoco all'impresa e poi gli mettono una pistola in mano, capito? Allora il salto è breve, quindi loro li mandano a scuola questi ragazzi. Ora, ma noi se questa tecnica la conosciamo, allora io mi chiedo, ma perché non si interviene? È chiaro la strategia della mafia, vuole far sì che noi cittadini sentiamo di nuovo in maniera quasi, come dire, di liberazione, il bisogno della mafia, perché la mafia comunque ti dà protezione, ti dà giustizia, addirittura la mafia era passata l'idea che ti dava pure il lavoro. E questo non è stato mai cosa... così, non è stato mai così, certo. Però questa era la percezione. E questa è stata una cosa che il beato Giuseppe Puglisi aveva ben capito. Difatti, certo, ha cercato di spiegarlo alla sua comunità. E certo, difatti il suo impegno all'inizio è stato proprio quello di dedicarsi al recupero dell'infanzia, dell'adolescenza di Brancaccio. Al punto da creare il centro di accoglienza Padre Nostro, che mirava proprio a dare un'educazione di legalità, ma quello che da educatore lui ha intuito e ha subito messo in atto è stato il fatto di dare questo messaggio, questo segnale nella quotidianità, nella praticità, dal tagliare l'erba al giocare in un campo regolamentare anziché giocare per strada, imparare le regole del gioco, quindi le regole della vita. Era una metafora, naturalmente. Ma voi considerate che a Brancaccio mancava una scuola media. Puglisi arriva a Brancaccio e dice: scusate, ma i bambini che escono dalla scuola elementare, ma dove vanno? Si disperdono. E allora lui dice: sì, ma possiamo lottare la mafia, la malavita o l'organizzazione criminale se noi non diamo una cultura a questi ragazzi? Perché vedete, la mafia è cultura, ha un'accezione negativa di cultura, ma è cultura mafiosa. Allora lui contrapponeva alla cultura mafiosa la cultura del servizio, la cultura del bene, la cultura della libertà, della giustizia. E questo ha fatto, come dire, sì che la mafia dice: ma questo che cosa vuole? Ma perché non si fa il prete? Ma si è in sacrestia a fare le cose che hanno sempre fatto gli altri. E invece lui no, è stato un elemento di rottura. Sfortunatamente in un certo senso, però mi permetta di dire anche fortunatamente dall'altro, perché sono passati 25 anni dalla fondazione del centro di accoglienza e benché in molti fossero ad augurarsi che chiudesse quanto prima, è ancora lì, nonostante le tante difficoltà, e arriviamo ai giorni nostri. Perché le difficoltà che voi state affrontando non sono legate soltanto ai gravi problemi di sicurezza che avete ogni giorno, ma parliamo soprattutto di problemi economici, problemi di sostentamento vero e proprio delle vostre attività. Sì, noi stiamo attraversando un periodo, come dire, molto critico. Andiamo avanti grazie, e devo ringraziare le banche che ci fanno ancora credito e ci danno le scoperture, però sono soldi che dobbiamo pagare di interessi, ma almeno abbiamo uno spiraglio, ecco. Ma se non fosse per questo noi già avremmo chiuso. E poi devo dire grazie a tutti quelli che continuano a fare credito al centro, a tutti quelli che continuano a fornirci il materiale, il mangiare, i servizi per le colonie, i pullman. C'è attorno al centro si è creato veramente una squadra di solidarietà, che è quello che voleva Padre Puglisi. Lui purtroppo non ha visto realizzato il suo centro, perché la mafia intuì subito quello che lui voleva fare e l'hanno ammazzato. Noi in questi 25 anni di fondazione, ma 22 da quando noi siamo a Brancaccio, quindi da quando l'hanno ammazzato, abbiamo cercato di realizzare tutti i sogni che Puglisi aveva e ci siamo riusciti, ecco. Ma la mafia agisce in diversi modi, in diversi livelli. Abbiamo visto come si intrecciano anche all'interno della politica, di chi gestisce a livello amministrativo, i comuni, le regioni. Se il comune non ti paga nei termini di legge, se la regione non ti dà quello che ti è dovuto e tu ogni volta devi contro di loro fare una causa, allora questo sì che ti disarma, questo sì che ti spiazza, perché tu ti aspetti che la mafia tenta di chiudere il centro Padre Nostro, ma non l'istituzione. Allora il paradosso è proprio questo, che se tu continui ad avere credito nella gente comune è una bellissima cosa, però le istituzioni non te ne danno, anzi
ti affossano creandoti, facendoti creare dei debiti. La regione ci deve circa 700.000 euro e altri 800.000 ce li deve il Comune di Palermo per una serie di servizi che noi già abbiamo reso e che ancora non ci pagano. Allora là tu ti fai la domanda, ma scusami, ma io per chi sto lavorando? In una società così composta io penso di lavorare per una società civile. Ecco, ma se io devo seguire questa strada, già me ne dovevo andare, ma tanti anni fa. Invece noi siamo qua perché Puglisi ci ha insegnato una grande cosa: se ognuno fa qualcosa. In fin dei conti noi nella sofferenza abbiamo realizzato tutto quello che volevamo a Brancaccio, contro tutti. Abbiamo avuto dei periodi favorevoli da parte delle istituzioni quando ci hanno aiutato e poi periodi di disattenzione, ecco, li voglio chiamare di disattenzione, no, di avversità. Però fa male questo, ecco, che dopo 85 atti intimidatori da quando il centro è aperto ancora non si è mai arrestato un solo, dico uno, responsabile di questi atti intimidatori. Allora questa cosa mi fa tanto male, perché avete arrestato Provenzano e Rina, ma che mi interessa se tu non hai mai arrestato uno che ha fatto un atto intimidatorio al centro Padre Nostro? 85, non stiamo parlando di uno. Il clima non è cambiato, è rimasto tutto uguale. Allora se tu non li pigli questi, ritorno al discorso di poco fa, questi dicono vabbè, tanto noi possiamo fare quello che vogliamo. Beh, tante volte durante le nostre trasmissioni abbiamo discusso su come le modalità operative della mafia siano cambiate e di come la mafia stessa sia cambiata. Ormai ha abbandonato, diciamo, quella fase stragista. Il terrorismo vero non lo fa più con le armi, ma lo fa con l'economia, lo fa con l'isolamento, lo fa mettendo in atto tutte quelle azioni che voi state subendo. Esatto. Se tu non mi paghi da 3 anni stai mettendo in pratica un atteggiamento nei miei confronti ostile. Ecco, quindi non mi ricordo chi l'ha detta questa frase, un procuratore ha detto: se vogliamo sconfiggere la mafia già all'80% facciamo funzionare bene lo Stato, e vedete che all'80% sconfiggeremo la mafia. Esatto, sarebbe sufficiente che, come diceva basterebbe solo Puglisi, ognuno facesse il suo. Esatto. Pronto? Sì. Presidente Maurizio, quelle scuole che ha voluto padre Puglisi, quelle scuole medie e altre scuole, sì, distribuite nel territorio, secondo lei le insegnanti hanno la libertà di bocciare, di rimandare, di fare delle annotazioni, di metterle le note o mettere un set in condotta ai ragazzi, o anche loro sono vincolate dalle leggi che circolano all'interno della mafia? No, ma questa è una cosa che non hanno avuto mai, questa libertà. Io mi ricordo quando ancora non c'era la scuola, si sono aperte 2 classi sperimentali in dei magazzini qua a Brancaccio. Io mi ricordo che c'erano degli insegnanti che volevano fare gli insegnanti, però ogni volta che uscivano dalla classe trovavano un copertone tagliato o un vetro sfondato o una cappotta tagliata. E dici tutto che lì si sono arresi, che hanno detto: senti, io vengo qua per lavorare e portare il pane a casa, ma se mi deve costare più aggiustare la macchina che quello che guadagno, ecco, mi arrendo. E allora, anche là c'era uno Stato che non tutelava, e Bufalino diceva che la mafia si sconfigge con un esercito di maestri. Ecco, Puglisi ha indicato quello: i maestri ci vogliono. E dobbiamo, quindi, queste scuole cosa insegnano? Solo l'italiano e la matematica? Ma neanche, perché escono purtroppo dei ragazzi che ormai il vecchio metodo scolastico non funziona più. Io lavoro a scuola e vedo come funziona, purtroppo. I maestri sono demotivati, e non arrivano in classe già, diciamo che non hanno tanta voglia, non di lavorare, ma non gli viene riconosciuto quello che dovrebbe essere il loro impegno. Non sono preparati ai nuovi ragazzi, alle nuove difficoltà che i ragazzi hanno. I ragazzi di oggi sono quasi tutti iperattivi. Tu non puoi fare stare più un bambino seduto 5 ore in classe, è una follia, tu li fai uscire pazzi questi ragazzi. Allora devi con loro usare un altro sistema. Allora loro, per evitare seccature, che fanno? Li portano avanti fino alla terza media e poi li abbandoniamo al loro destino. Ma escono da là senza sapere leggere e scrivere, a non avere un concetto, un'idea astratta. Oggi tu gli dici a un ragazzo che vuoi fare da grande, ti guarda negli occhi, prima almeno diceva voglio fare l'avelino e il calciatore, oggi manco ti dicono questo. Quindi non ti dico quando volevano fare gli insegnanti o il pompiere, quelle cose bellissime, no, neanche questo. Noi abbiamo
avuto dei volontari, vi racconto questo aneddoto, abbiamo avuto dei volontari che insegnavano, che facevano fare il dopo scuola ai ragazzi, quindi i compiti, e c'era una volontaria che un giorno un bambino di seconda media lo faceva leggere, e lui leggeva, come dire, balbettando, la mamma è andata. Allora lei, infastidita, ha detto: ma che ci vuole, non ci vuole niente, la mamma è andata al mercato. Allora lui si è sentito umiliato, si è messo a piangere, perché è stato offeso, ecco, da quella parola della volontaria. Allora io ho visto sta scena, e la settimana successiva ho organizzato un'uscita con i bambini e i volontari, e siamo andati in mezzo alle campagne, una stradina, c'era un metro di un muro alto, un metro e mezzo. Allora ho detto: ragazzi, scavalchiamo e andiamo a prendere dei mandarini che sono buonissimi, era il mese di dicembre. Allora tutti scavalchiamo e questi volontari rimangono da questa parte. Allora quel bambino ritorna indietro, si affacciò al muro e gli ha detto: scavalca. E quella gli ha detto: non sono capace. Lui gli ha detto: picchi, che ci vuole? Ecco, allora il piano è quello, sei tu che ti devi mettere al suo piano. Per lui leggere era scavalcare un muro di 1,50 m, come per te. Quando lui ti porta nel suo terreno, scavalcare un muro di 1,50 m è una sciocchezza. Allora ci vogliono insegnanti preparati, che vengano formati. Non ci interessa che si comprano il PAV, l'iPod, il computer o vadano a teatro. Devono formarsi a queste nuove difficoltà che hanno i giovani di oggi, soprattutto nei quartieri difficili, dove, tornando a casa, il loro punto di riferimento è: se gli va bene, un padre ubriacone, un padre che violenta prima la moglie e poi i figli, la prostituzione minorile, si vive di espedienti perché non hanno lavoro, e sei fortunato quando ce l'hai a casa, perché magari saranno pure arrestati, qualcuno l'avranno pure ammazzato. Quindi capisci che Puglisi, nell'unica intervista che lui ha fatto a Canale 46, lui racconta Brancaccio, e lui parla di queste cose nel 90. Allora, e lui aveva capito bene. E lui l'aveva conosciuto bene il quartiere. Era nato a Brancaccio. E allora lui era nato a Brancaccio, ma ci è vissuto pochissimo. Però lui, che era uno che, ripeto, quando arrivò a Brancaccio, la prima cosa che lui ha fatto è: capiamo chi siamo, guardiamoci negli occhi. Lui ha voluto sapere quanti portatori di handicap c'erano, quanti detenuti, quanti anziani, quanti ammalati, quanti bambini non andavano a scuola, quanti detenuti. E questo fa Puglisi. Ha voluto conoscere il territorio sul quale comunque sì, per essere prossimo alla sua comunità, per essere vicino a chi soffre. Lui vuole sapere: a chi devo stare vicino? E lui scrive una bellissima lettera il 24 di dicembre del 92, dove scrive ai detenuti del Lucciardone, e lui dice: io so la sofferenza che voi per ora state subendo perché lontani da vostre care, però sappiate che se volete e ci permettete, noi possiamo venire a trovarvi in carcere, e quando uscirete ci sarà il centro penitenziario che vi aspetta. Allora vedete come un uomo che lancia una speranza, è un uomo che ti dice: voglio fare un miglio con te se tu me lo consenti. Oggi le carceri che si fanno? Si sono fatti questi benedetti tavoli, questi 18 tavoli, gli stati generali sulla giustizia, ma a chi sono serviti? A chi servono? Quando un ambulante che è stato in carcere, uscendo da carcere, non può avere una licenza, non ha prospettive di vita, e questo è il problema. Zero. Che noi abbiamo, non c'è un vero recupero, non c'è dentro il carcere, e non c'è neanche fuori. Noi uno dei tanti servizi che facciamo è avere affidati i detenuti in esecuzione penale. Alcuni li abbiamo dovuti assumere noi, dico dovuti non per un obbligo, ma per un obbligo morale, perché quando gli abbiamo fatto fare un percorso, li abbiamo formati, e si presenta all'ufficio comunale, dice: voglio una semplice licenza di ambulante, e gli dice: no, guardi, compili questo modulo, lui me lo porta a me. C'erano tutti i reati contro il patrimonio, contro l'amministrazione pubblica. Allora mi ha detto: scusa, io non posso partecipare, purtroppo. Perfetto. No. E allora lui mi ha detto: Maurizio, ma allora io devo rubare sempre? Io ho 3 figli a casa, la moglie mi ha lasciato, non so dove andare, ma che devo fare? E allora il centro è questo, quello che ti apre la porta e ti dice: io ti posso dare un pezzo e combatterò con te la tua battaglia, però quando le istituzioni sono sorde hai poco da fare. Ecco Maurizio, prima di ricordare ai nostri ascoltatori quali sono le tante attività
nelle quali lei e i suoi volontari siete impegnati quotidianamente. Le vorrei chiedere, ma questa indifferenza di cui parliamo sempre, indifferenza da parte dello Stato e delle istituzioni, questa assenza, questa difficoltà di comunicazione, insomma, definiamola un po' come vogliamo, no? Ma questo non parlarsi di fatto, da che cosa è determinato secondo lei? Non dovrebbe essere proprio invece in zone come Brancaccio, il quartiere Zen, Falso Miele, dove quelli proprio più estremi di quartiere, di frontiera, non è proprio lì che invece lo Stato dovrebbe avere il maggior interesse ad essere presente? Sì, la logica dice questo e imporrebbe questo. Il problema è che lo Stato viene, come dire, dovrebbe essere aiutato dalla politica. Ma quando la politica non funziona, allora chi deve pensare? Cioè, lo studio e la progettazione di un'azione di crescita in un territorio è demandato alla politica. Se la politica non lo fa, se lo piglia la mafia. Allora la mafia ha capito che se faceva affari con la politica potevano gestire l'immenso patrimonio che lo Stato mette a disposizione per lo sviluppo del territorio. Quindi una parte la gianava nella mafia, una parte ai politici corrotti, ed è all'ordine del giorno quello che purtroppo abbiamo visto. Allora, le notizie sono quotidiane in questo esatto. Senso. Allora, il problema non c'è, una classe politica che ormai non esiste più, ma non perché il politico è una specie a sé, mancano ormai riferimenti valoriali a questi ragazzi, ai giovani di oggi. Ormai tutto è diventato, non c'è più differenza destra, sinistra, centro, alto, basso, non si capisce più niente, maschi, femmine, no, niente, ormai viviamo nel caos più assoluto. Allora io penso che si devono di nuovo rideterminare alcuni paletti nel rispetto di tutti, però dobbiamo dire quello che è bianco e quello che è nero. Io non posso dire che la politica del centrodestra è uguale a quella del centrodestra, però se mi fai la domanda direttamente io ti posso dire che ho vissuto 22 anni a Brancaccio, ho visto passare politiche di centrodestra e politiche di centrosinistra, ma non è che ho notato tutta questa differenza, perché io devo lottare dalla mattina alla sera. Presidente, questi ormai hanno lo stesso abito hanno gli stessi abiti, sì. Io volevo tornare al discorso delle strutture scolastiche, quelle sociali, che poi dovrebbero essere l'humus, no? Il terreno di cultura per far crescere un po' di legalità. E in questo caso, siccome credo che le persone, gli educatori, siano direttamente, diciamo, coinvolti, colpiti, e i loro mezzi di trasporto, magari non tutti hanno il coraggio di essere coraggiosi e di magari o la preparazione per essere, sarebbe magari auspicabile, così mi viene in mente una cosa del genere, cioè fare delle proiezioni, credo che sì, che avvengano già, cioè delle proiezioni anonime ma comunque, insomma, dirette agli alunni, e ciò che non può fare l'insegnante lo può fare un film, lo può fare un filmato, e cioè dire quello che loro devono fare, come devono comportarsi, così magari si evita che si espongano anche gli stessi insegnanti se hanno paura di farlo, però potrebbe essere già un messaggio quello. Ma questo come può essere un messaggio, e magari è una cosa che in alcune scuole viene fatto. Il problema è che dobbiamo anche razionalizzare le risorse che abbiamo. La comunità europea negli ultimi 20 anni ha pagato progetti, ma non le saprei dire in quanti miliardi di euro, sui progetti della legalità. Tutte le scuole hanno progetti sulla legalità. Lo sa come funzionano questi progetti della legalità? Che vengono pagati gli insegnanti Scusi, non volevo interromperlo. No, che in qualche modo gli vengono retribuite quelle ore che lei magari arrotonda lo stipendio. Ma su 25 ragazzi che scrivono nel progetto, alla fine poi il progetto lo frequentano 4-5 ragazzi. Quindi quei soldi servono a chi? Alla classe dirigente, servono agli insegnanti e servono agli 4 educatori. Allora, se non si vede mai la ricaduta reale di quel progetto, è inutile continuare a spendere soldi. Un altro esempio: noi abbiamo aperto un centro polivalente sportivo a Brancaccio. Era il sogno di Puglisi avere un campo di calcetto. Noi siamo andati oltre. Fortunatamente, grazie alla provvidenza, c'è chi ci ha donato il terreno, abbiamo trovato dei soldi e una parte l'amministrazione pubblica, abbiamo creato un sogno a Palermo, perché a Palermo non c'è un centro polivalente come quello che abbiamo a Brancaccio. Ebbene, limitrofo a questo centro polivalente c'è una scuola superiore. Allora lì dentro ogni anno si svolgono almeno 3-4 progetti sulla legalità. Ma sa cosa hanno fatto
l'indomani che abbiamo finito il centro intersportivo, hanno riempito con le bombolette di scritte tutto il muro nuovo, pulito. Ti voglio bene, Titina, amore mio, non posso vivere senza di te, gioia perché mi hai lasciato, tutte queste cose così. Allora, quando mi hanno chiamato un giorno per fare un intervento in una tavola di questi progetti, io ho detto: scusate, il senso lo sapete della legalità qual è? È quello che ora ci autotassiamo tutti e andiamo a pulire il muro che abbiamo imbrattato, perché quel muro appartiene al centro Padre Nostro, ma è di tutto il quartiere. E non è stato giusto che voi imbrattate il muro che abbiamo finito di pagare neanche una settimana fa. Lo sai, i primi che si sono offesi chi sono? Non i ragazzi, che hanno capito. E alcuni di loro hanno portato un contributo al centro per pulire quel muro. Gli insegnanti, il preside. Perché si sono sentiti bacchettati. Ho detto la verità. È inutile che spendiamo soldi sui progetti alla legalità e poi non diciamo niente ai ragazzi che imbrattano i muri, che è del loro campo. Perché quel campo viene usato da loro, da tutto il quartiere Brancaccio. Allora, la salvaguardia del bene comune, quello è il progetto sulla legalità. Allora, spendiamo soldi sull'accompagnamento di questi ragazzi con dei tutori che vengono a fare volontariato al centro Padre Nostro, ma come al centro Ave Maria oppure al centro Gramsci o Pio La Torre, non voglio fare differenze. Però questo è il percorso che dobbiamo fare insieme. Questi tutori, secondo lei, non potrebbero essere diciamo inibiti dall'azione malavitosa? I tutori, dice lei, preparati a fare i tutori, insomma. Sì, siamo noi, tutti i giorni siamo noi a Brancaccio. Voglio dire, anche gli insegnanti dovrebbero avere diciamo questa iniziativa, gli insegnanti, i presidi, ma se ci mettiamo insieme, scolastici incoraggiati dovrebbero avere questa. Esatto, perfetto. Allora io dico, noi, io a quest'ora, lo sa da dove intervengo alla vostra diretta, sono al centro Padre Nostro, la luce accesa, la persiana aperta, perché il centro è questo. Allora, se noi viviamo il territorio, allora poco a poco noi dobbiamo togliere lo spazio a loro, non che poche persone hanno inibito gli spazi a noi. È successo così. 5.000 mafiosi in Sicilia hanno messo in ginocchio 5 milioni di persone. È possibile mai? Numericamente non è possibile, però loro incutono paura, loro usano come dire, metodi violenti, perché incaprettare, strangolare Giuseppe Di Matteo, sciogliere nell'acido è un segnale brutto. Però questo è servito purtroppo a far capire ai bambini di Brancaccio che cos'è la mafia, perché prima per i bambini di Brancaccio il mafioso era una persona importante, era uno che decideva sulla vita e sulla morte. Ma quando noi li abbiamo portati a San Giuseppe Iata a vedere il luogo dove Giuseppe Di Matteo è stato tenuto prigioniero, loro sono usciti da dentro, erano bianchi in faccia. E quando gli ho fatto la domanda che cos'è il mafioso, allora mi hanno risposto: ma il mafioso è un pezzo di merda. Capisci? Allora gli devi fare toccare queste cose, gliele devi fare vivere, e allora a poco vai levando spazio alla mafia, ma solo con la tua presenza, non con i convegni, non con le tavole rotonde. Puglisi diceva: vanno bene gli striscioni, vanno bene le marce, vanno bene i convegni, va bene parlare di mafia, però se non lavoriamo nel territorio e ci sbracciamo, non andiamo da nessuna parte. Beato Puglisi, durante la sua celebre omelia al di fuori della chiesa, addirittura arrivò al punto di sollecitare i capi di Brancaccio, gli uomini d'onore di Brancaccio, a parlare con lui, perché non riusciva a capire la ragione per la quale impedivano che i ragazzini frequentassero la chiesa, che ci fosse comunque un'area di legalità. Questo sicuramente è stato un gesto eclatante, quanto verrebbe da dire quasi da folle, no? Quasi la sua fosse una lucida follia. Invece testimonia il desiderio che Don Pino Puglisi aveva di instaurare un dialogo anche con la parte peggiore dell'umanità. Questo perché evidentemente aveva grande fiducia nell'uomo. No, ma vedi, il problema è questo. Perché noi diciamo che era folle? Perché noi viviamo nella paura. Allora uno dice: ma è folle, perché, ma lo sa che lo possono ammazzare? E quando gli dicevano così, lui gli diceva: beh, che mi possono fare? Mi possono ammazzare. Ma il problema è che per lui, seguendo un discorso logico, dice: scusami, ma se io voglio una scuola a Brancaccio, un campo di calcetto, un centro per gli anziani, un asilo nido, ma perché ce l'avete con me? Per lui era illogico il contrario. Ecco perché lui viene picchiato, percorso, e vengono intimiditi i suoi collaboratori che gli incendiano le porte contemporaneamente
a te dell'intercondominiale, e lui che cosa fa l'indomani? Va in chiesa dopo la celebrazione, l'omelia, lui dice: scusate, io non capisco perché l'avete con noi che vogliamo cambiare il volto di questo quartiere, venite, parliamone, confrontiamoci. Cioè Puglisi dimostra di essere l'uomo del dialogo. Esatto. E io penso e sono certo che se Graviano avesse avuto il coraggio di andare da padre Puglisi, sedersi intorno a un tavolo e parlare, Puglisi ancora sarebbe vivo, perché li avrebbe convertiti, perché aveva una grande capacità, non di persuasione, ma di fare capire che in fin dei conti lui voleva il bene dei futuri figli di Graviano, voleva il bene di tutti questi ragazzi di Brancaccio. E dopo 25 anni dalla fondazione del centro possiamo dire che i suoi desideri sono stati realizzati. Quali sono le attività nelle quali voi siete impegnati? Ma noi abbiamo due centri aggregativi per minori, abbiamo poi un centro aggregativo per adolescenti, abbiamo due centri aggregativi per anziani, contiamo circa 100 anziani noi, il nostro gruppo, poi accogliamo detenuti in esecuzione penale esterna. Abbiamo una casa che accoglie mamme vittime di abuso e maltrattamento, ci occupiamo di fare assistenza legale alle famiglie che purtroppo non hanno la possibilità economica di pagarsi un avvocato, diamo la consulenza psicologica, accompagniamo e diamo assistenza agli ammalati a casa che non possono deambulare, e tanti altri progetti. Ecco, quindi è un centro che, come dire, a servizio totalmente della collettività, e tutto questo avviene gratuitamente. Naturalmente, come abbiamo le risorse? Molte risorse arrivano attraverso delle donazioni volontarie, altre noi partecipiamo ad alcuni bandi e quando le vinciamo realizziamo quei servizi, ma quando li attiviamo poi non li chiudiamo più, cioè cerchiamo di mantenerle sempre. Però se io finisco quel servizio, quindi quel bando, e tu mi hai detto che per quel servizio mi avresti dato a fine progetto, faccio un esempio, 100.000 euro, e prima che tu me li dai mi fai passare 3 anni, e allora mi metti in grave difficoltà. Pure perché vedi, noi con quei 100.000 euro non ci facciamo solo un progetto, perché siamo così bravi che se il progetto costerebbe 100, noi lo facciamo andare avanti con 50, perché il resto ce lo mettiamo noi volontariamente. Certo. Ogni volontario sa che noi non siamo un'azienda, non diamo posti di lavoro, ma stiamo continuando l'opera di un beato, di un santo, di un martire, e quindi ognuno ci mette la sua parte. Sa che se fa 5 ore di lavoro retribuita ne deve fare altri 3 non retribuite. Allora mi dico: ma fai pagare il pizzo? No, è una libera scelta, se vuoi così, altrimenti niente, perché vedi, noi continuiamo a stare aperti perché usiamo il suo metodo, si chiama sussidiarietà, si chiama certo. Cooperazione. Altrimenti sì. Quando c'hai i soldi fai il servizio, quando non ce li hai tieni chiuso. Noi invece da 22 anni stiamo tutti i giorni aperti. Quanti sono i volontari coinvolti nel centro di accoglienza? Ma ad oggi siamo una 60 di volontari. Di ogni siamo età? Sì, di ogni età, la maggior parte sono donne, devo dire la verità, perché sono molto più sensibili rispetto agli uomini, però diciamo che riusciamo, ecco, a far fronte a tutti i servizi. Ultima cosa che noi abbiamo realizzato è stata la casa di padre Puglisi, che è diventato un museo. Anche quella c'è stata una grande disattenzione sia da parte della chiesa che dalla parte del comune di Palermo quando l'hanno ammazzato. Quella casa è stata tolta ai familiari di Puglisi, è stata data a una famiglia che poi l'ha acquistata. Noi 3 anni fa come centro padre nostro l'abbiamo riacquistata, e grazie ai fratelli che ricordo che fanno parte del centro padre nostro, che fanno parte del consiglio direttivo del centro, ci hanno ridato tutti i mobili, i vestiti di padre Puglisi, quindi abbiamo ricostruito la casa di padre Puglisi così per com'era. Voi pensate che 3 anni fa, dove hanno ammazzato Puglisi, ci posteggiavano le macchine, e grazie al nostro lavoro ora quella piazza è sgombra, cioè delimitata da alcuni dissuasori, c'è una statua che ricorda padre Puglisi, un medaglione in ottone nel luogo dove lui è caduto, e finalmente la gente può andare là e pregare quel santo. E anticamente, dove uccidevano i martiri, costruivano le cattedrali, e da noi invece ci posteggiavano le macchine. Ma anche quella è stata una lotta, anche quella è una lotta quotidiana, perché ogni settimana almeno rompono un lampioncino o si fregano una lampada. Io tutte le sere
prima di andare a casa esco dal centro, passo da là, si hanno rubato una lampada, c'ho le lampade di sostituzione nel cofano e la rimetto a posto, se ne rompo nulla l'indomani lo sostituisco. Ecco, ci vuole la presenza, la costanza. Io dico sempre, dobbiamo capire chi ti stanca di noi due. Io non mi stancherò sicuramente. È un problema anche culturale quello che bisogna affrontare quotidianamente, ma che si può risolvere con la buona la pratica quotidiana, la scuola, la cultura. Come diceva poco fa il dottore Ugo, dalla scuola dobbiamo partire. Certo. Però se ancora oggi Brancaccio non ha un asilo nido, e l'unico asilo nido che c'è lo teniamo in piedi noi con il volontariato, con le offerte che ci arrivano dai donatori, con la distanza e vicinanza, con un'altra associazione, allora capito che allora è difficile veramente. Però pensiamo a costruire la chiesa per Padre Puglisi. Ma oggi se Puglisi fosse vivo e tu gli faresti la domanda, padre, ma lei vuole una chiesa nuova o un asilo nido? Ma tre secondo... asili nido giusto, chiesa. Per carità, no, su questo non abbiamo assolutamente dubbi, insomma, altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto e non farebbe quello che fa tuttora, perché dal mio punto di vista continua a farlo attraverso di voi. Però ecco, questo è un altro discorso. Ma prima parlavamo dell'assenza e dell'indifferenza dello Stato, e l'assenza e l'indifferenza della Chiesa? Ma magari, vedi, all'inizio c'è stato un poco di, non di indifferenza, consideriamo che ammazzano Puglisi e la Chiesa, come dire, viene scossa, non si capisce, perché fino a quell'ora non avevano mai ucciso un prete, quindi c'è paura nei sacerdoti, c'è un poco di come dire, di stallo. E quindi mandano avanti il suo gruppetto di volontari che arrivano a Brancaccio. Io ricordo che non ho conosciuto Puglisi, io sono arrivato a Brancaccio e ho cominciato a lavorare qua insieme a Padre Mario, che aveva sostituito, aveva preso il posto di Don Pino Puglisi, e quindi cominciamo a lavorare. Quindi noi abbiamo per 15 anni lavorato non nell'indifferenza, ma diciamo nel silenzio. La Chiesa era per i fatti suoi e noi per i fatti nostri. Tutte le attività svolte, tutti i servizi attivati, la memoria di Puglisi ogni 15 settembre era tutto organizzato al Centro Padre Nostro. E quindi si andava avanti. Poi c'è stato un cambio di rotta. Addirittura la Chiesa, sotto la reggenza del Cardinale Romeo, addirittura ci leva i locali storici che Puglisi aveva comprato per il Centro Padre Nostro. E quindi là abbiamo quasi un'azione contraria a quella che era, non dico di indifferenza o di accompagnamento, ma proprio contraria. Fortunatamente però né Puglisi ci abbandona e manco la provvidenza, abbiamo trovato una sede a 200 metri da quella storica, grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II che ci ha acquistato questi locali, e noi siamo di nuovo a Brancaccio, continuiamo a lavorare qua. Oggi abbiamo questa grazia del nuovo vescovo, è un sacerdote, è qui da poco, da dicembre, è giovane, ha 22 anni di mandato davanti a sé, e credo che possiamo fare tante bellissime cose. Quindi oggi anche il volto della Chiesa è, come dire, si è trasformato, è cambiato anche grazie a Papa Francesco. Però volevo sottolineare che le cose che oggi ci ricorda Papa Francesco in questi suoi anni di pontificato, già Puglisi li diceva nel 90, perché quando Papa Francesco parla di Chiesa ospedale da campo, chiesa di frontiera, Puglisi questo diceva. Puglisi quindi voleva stare in mezzo ai malati, voleva stare in mezzo ai sofferenti, era in frontiera. Lui andava a celebrare messa nei vicoletti di Brancaccio, suonava i campanelli, si metteva sopra la cassettina della frutta e diceva: indovinate chi vi ho portato? Gesù Cristo. Ecco, chi sarà Puglisi? È uno che diventa frontiera, è uno che diventa limite e pone la mano al suo fratello e gli dice: se vuoi puoi passare da questa parte. Quindi se fosse stato padre Puglisi, fosse stato un laico, so che ha insegnato anche matematica, ha fatto anche, è stato insegnante in classe, quindi voglio dire, se fosse stato un laico avrebbe operato, credo, alla stessa maniera, no? Sicuramente avrebbe operato alla stessa maniera. Lui aveva, però questa è una presunzione di noi credenti, diciamo, aveva una marcia in più che era quella della fede. Ecco, Puglisi davanti il suo assassino lo guarda negli occhi e dice: me l'aspettavo. Allora, e da Grigoli stesso ci viene questa confessione: non era il sorriso spaventato, non era il sorriso di scherno, era il sorriso della serenità. Quel sorriso come dire, farà pentire Grigoli e farà pentire Spatuzza, perché Puglisi era certo che con lui in quel momento c'era Dio, e quindi chi poteva fargli paura?
era un grande uomo di fede. Ecco perché lui, se lui fosse stato un laico, avrebbe fatto le stesse identiche cose. Le ha fatte da prete perché era un prete. Quindi lui diceva di sé: io non sono un filosofo, non sono un teologo, non sono un psicologo. Secondo me lui era tutte queste cose messe insieme. E poi il Signore l'ha voluto, come dire, riempire del suo grande dono, che era quello del martirio. E ha voluto lasciare a noi comunque un'eredità importantissima che voi comunque state portando avanti nonostante le tante difficoltà. Maurizio, che dire, noi la ringraziamo e, vogliate tenerci aggiornati sulle situazioni, soprattutto economiche, perché bisogna capire un po' fino a che punto lo Stato intende continuare ad essere indifferente quando non assente da realtà così difficili come quelle di Brancaccio, perché ricordiamo, voi non siete presenti solo a Brancaccio, vero? No, allo Zenni, a Falsomiera. Ecco, ma poi da noi vengono utenti da tutto Palermo. Ma poi la cosa bella è che i servizi sociali territoriali del comune inviano i loro casi a noi. Quindi è il paradosso. Certo. Però per noi è bella questa cosa, attenzione, non lo facciamo. Certo. Abbiamo questa grande fede nella provvidenza che comunque poi riusciremo a superare. Vi informeremo, perché già vi dico in anteprima che giorno 22 di giugno faremo un sit-in davanti alle prefetture. Abbiamo fatto questa manifestazione che si chiama 10 ore di solidarietà al Centro Padre Nostro. Abbiamo chiesto l'autorizzazione alla questura di fare questa manifestazione, abbiamo pagato e chiamato il Comune di Palermo per avere il suolo pubblico, perché vogliamo fare tutte cose in regola, così come ci ha insegnato Puglisi, che quando ha fatto il sorteggio per una macchina e una cucina per acquistare i famosi locali del Centro Padre Nostro, lui ha pagato le tasse sul sorteggio, e quando è andato all'intendenza di finanze ha chiesto come si doveva fare per pagare le tasse, il maresciallo della Guardia di Finanza ha detto: guardi padre, in 35 anni di servizio questa è la prima volta che mi si fa questa domanda. Quindi Puglisi era questo, e noi ci sforziamo, ecco, di essere dei buoni, come dire, eredi del suo mandato. Non ci riusciamo sempre, però ci tentiamo, ecco. Ha detto il 22, vero Maurizio? Sì, 22. Allora, guardi, noi il 22 siamo di nuovo in diretta sempre alle 10 con Osservatorio Antimafia. Sappiamo già che avremo come ospite Lorenzo Baldo, che è il vice direttore della testata. Ma lo conosco benissimo. Ecco, e quindi sa benissimo c'è che... C'è sempre vicino. Sì. Esatto, sa benissimo anche che è recente la pubblicazione dell'ultima fatica editoriale di Lorenzo. Sì. Ecco, il libro sulla uccisione di Attilio Manca. Attilio Manca, sì. Esatto, quindi mercoledì prossimo Lorenzo sarà con noi. Speriamo non cambi nulla, perché ad oggi è ancora confermato, ma sarà con noi per discutere appunto del libro pubblicato il mese scorso a marzo, dal 26 marzo è nelle librerie a disposizione, e parleremo anche del caso di Attilio Manca, per cui io la invito adesso in diretta, se vuole partecipare, dirci un po' come è andato il sit-in naturalmente, e se vuole essere con noi in trasmissione ci farebbe davvero molto molto piacere. No, ma lo farò insieme a tutti i volontari e agli anziani, perché ecco, finito il sit-in davanti alla prefettura, poi veniamo a fare tutta la notte all'interno del centro aggregativo per anziani che stiamo costruendo e che già hanno vandalizzato 4 volte. Quindi abbiamo detto, visto che lo Stato non ci pensa, lo facciamo noi con gli anziani. Dormiremo tutti dentro quel cantiere per lanciare un altro segno, ecco, nel dire vogliamo che qualcuno si prenda carico di questi giovani che tentano di dare un futuro anche agli anziani. Un futuro di una regione, ricordiamolo, che ha potuto pagare, erogare soldi a istruttori di sci. Io questo lo ricordo sempre. E non può, non so dove stanno lì la neve, la montagna, insomma. Ecco, ci sono, ma non è predominante. C'è, ecco. Qualche volta c'è. Eppure non riesce a dare i soldi a voi, questa è la regione. Va bene, insomma, è una cosa che dobbiamo dirci anche questa, insomma. Sono i paradossi. Comunque, ripeto, siccome desideriamo monitorare la situazione, vogliamo capire. Ci collegheremo e vi daremo notizie anche a voi. Ah, senz'altro. Va bene. Senz'altro, perché vogliamo comunque anche vedere un po' fino a che punto si riesce ad essere così tanto indifferenti. Noi per intanto la ringraziamo, Maurizio, di aver partecipato alla nostra trasmissione. Buon lavoro. Certo che le auguriamo buon lavoro a lei e a tutti i volontari del centro, naturalmente. E rimaniamo in contatto, ci aggiorniamo mercoledì prossimo per sapere un po' come è andata la giornata di sit-in, e che dirle, tanti auguri e veramente buon lavoro.
Grazie a voi, grazie per averci dato voce e quella possibilità di parlare. Ecco, ma lo farete ancora, lo farete ancora. Grazie. Non si preoccupi Maurizio, grazie, buon lavoro. Arrivederci Maurizio. Arrivederci. Bene, riprendiamo la linea in studio, chiediamo a Massimo Bonella se ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto. Massimo? Sì, allora riprendo, nel frattempo ricordo che in questo momento sulla televisione della Carnia, che copre tutto l'Alto Adriatico e parte dell'Istria croata, stanno in onda il nostro settimanale. Stiamo parlando del quarantennale del terremoto del Friuli, l'ultima parte, la quarta ed ultima parte, con l'intervista al presidente di Radio Amatori Italiani, Tamburlini Bernardino, il quale ci racconta quanto è stato importante il ruolo dei radioamatori durante quella emergenza del 6 maggio, con la forte scossa che ha praticamente stravolto Gemona e tutta la zona circostante. Praticamente, lo ricordo, i morti si contavano da Fanna, dalla provincia nord di Pordenone, fino a Gemona Tolmezzo. Detto questo, per quanto riguarda gli aggiornamenti della serata, dunque c'è da registrare c'è da registrare un terremoto. Praticamente ci sono state delle scosse a macchia di leopardo. Dunque, terremoto in Lombardia, Emilia Romagna, scossa di magnitudo 2.6 a pochi chilometri da Milano, poi in tarda mattinata magnitudo 2.1 in provincia di Foggia e in serata magnitudo 2.4 in provincia di Reggio Emilia. Non ci sono danni, non c'è nulla, però ecco, c'è questa attività sismica che abbiamo registrato nella giornata e serata di oggi. È tutto per il momento, altri aggiornamenti vediamo per quanto riguarda quell'incidente sul lavoro che si è verificato in Germania. No, non ci sono. Beh, allora a questo punto non mi resta che restituirvi la linea per le conclusioni. Grazie a Massimo Bonella. Sono le 22:57, siamo in chiusura, ma rapidamente cerchiamo di dare i titoli più importanti di antimafia2000.com. Di spalla in alto trovate l'articolo di Saverio Lodato, Quando la foto del morto parla, il libro di Lorenzo Baldo sulla fine di Attilio Manca. Come vi preannunciavamo poc'anzi, Lorenzo dovrebbe essere il nostro ospite mercoledì prossimo, speriamo che i suoi tanti impegni gli diano la possibilità di partecipare. Stato mafia, amato e la memoria quasi assente. Stato mafia, Martelli, scambi di favore tra mafia, P2, servizi deviati. E poi c'è un interessantissimo articolo di Giorgio Bongiovanni, Tradimento, un articolo che il nostro direttore ha scritto in riferimento al cambio di rotta improvviso e repentino rispetto alla tornata elettorale, alla consultazione referendaria che ci sarà il prossimo autunno, il tradimento che viene attribuito a Roberto Benigni, anche Roberto Benigni vittima della caduta degli dèi, di Giorgio Bongiovanni. Ancora le intercettazioni Napolitano Mancino, PM ancora nel mirino, a firma di Aaron Pettinari, nuove prove su Via D'Amelio, processo. Pressioni, scusate, dalla Barbera per Scarantino, di Miriam Cuccu, il giallo del colloquio Guzzo Cenchi depositato al Borsellino Quater. Ancora, come vi dicevo, Stato mafia, amato e la memoria assente o quasi, sempre a firma di Aaron Pettinari. Il giudice costituzionale sentito nella trasferta romana del processo trattativa. Questo è un articolo che molto molto interessante, che naturalmente vi consigliamo di leggere. Ancora, trattativa Ciancimino e il signor Franco, Polpette e Polpettine, di Lorenzo Baldo. Borsellino, Bongiovanni ai giovani, dalla trattativa alle stragi pretendiamo la verità. Abbiamo intervistato proprio Salvatore Borsellino la scorsa settimana su questo incontro che lui e il direttore Giorgio Bongiovanni hanno avuto durante il convegno Menti Raffinatissime con dei ragazzi di scuola superiore, se non ricordo male, per cui ci rifacciamo sempre a questo discorso: la scuola è alla base di tutto, la cultura, l'informazione è alla base di tutto. Ancora nella sezione Mafia News, il fuoco contro le confische di Rino Giaccalone. Focus a Emilia, il Dout Des tra le forze dell'ordine e la cosca, di Sara Donatelli. Saverio Masi, il sit-in, la pretesa di una verità storica.
a firma della redazione. Ancora, nel settore terzo millennio, crisi, le organizzazioni criminali e il traffico di migranti, di Giovanni Salvi. Perché Rita Katz ci ha messo la firma, di Maurizio Blondet, nella sezione guerre. Per quanto riguarda l'estero, la sopraffazione di Benetton sul popolo Mapuche. E il discorso delle multinazionali è in scaletta nelle nostre prossime trasmissioni. Per il resto potrete leggere nella sezione opinioni l'intervista di Paola Nicita e Taormina. Marco Bellocchio annuncia un film su Buscetta. Nella sezione attualità, il Mein Kampf è la rappresentazione del male assoluto, sbagliato difenderlo, di Giuseppe Lumia. Nella sezione politica, la verità sulla strage che volle Moro morto, di Simona Zecchi. E parla naturalmente di un libro, l'ennesimo purtroppo, dedicato a questo tragico evento della storia democratica del nostro paese, sul quale ancora naturalmente non si è fatta luce. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 22 per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Ringraziamo ancora Maurizio Artale, che vedo essere ancora in collegamento con noi dal centro di accoglienza Padre Nostro, fondato dal beato Pino Giuseppe Puglisi nel 91, e vi ringraziamo per averci seguiti. Un caro saluto a tutti da Antonella Intrenò. Ugo Lombardi, buonanotte. Buonanotte a tutti.